signori, bentornati, eccoci in un nuovo video. Lo so, sono stato assente per un po', non è stato facile, è stato impossibile in questo periodo fare un video per me, ho perso la scorsa settimana, vi chiedo scusa, nel frattempo vi siete iscritti comunque, quindi io vi ringrazio tantissimo, siamo quasi a 600 iscritti, non posso che ringraziarvi davvero immensamente, ma ho lavorato per voi e oggi torniamo con una chicca niente male, ve lo posso assicurare. Ringrazio già Alessandro che mi ha prestato questa bella chitarra, comunque l'ho messa nel titolo, quindi sapete già di che chitarra parliamo, e facciamoci, dai, partiamo con la sigla. La Telecaster è uno strumento di per sé già molto particolare, molto personale, un po' di nebbia, che ha una personalità molto potente e anche una certa... richiede un certo impegno per essere suonata, nel senso che non che sia difficile da suonare, ma comunque un approccio bello vintage, chiamiamolo così. Questa qui non solo è una tele, che è comunque una configurazione standard, vediamo che abbiamo il lipstick, comunque il single coil al manico, e il single coil classico della Telecaster messo così in obliquo al ponte, ma è anche semiacustica. Ci tengo a precisare che parliamo di chitarra semiacustica, cioè vuol dire, per chi non lo sapesse, che non tutto il corpo è vuoto, ma solo una porzione, e in questo caso chiaramente dove c'è la F-hole, il buco a forma di F. Il resto è pieno, questo ci dà la possibilità comunque di portare la chitarra a, diciamo, dei livelli di gain un po' più alti, perché una chitarra completamente vuota, chiaramente pensate ad esempio a un'acustica, già però è diverso perché è una cassa molto più grande, ma anche una hollow body, ovvero completamente vuota, non può raggiungere, o meglio, li può raggiungere chiaramente i livelli di gain, perché basta aumentare il volume, aumentare il gain, il volume, e si raggiunge, ma quel tipo di chitarra rischia di andare in feedback molto più facilmente di una solid body o di una semi-hollow body. Qui parliamo del semi-hollow. Quello che subito ho percepito, quando l'ho presa in mano la prima volta, l'ho attaccata, ci ho suonato, ho cambiato comunque le corde, la chitarra adesso monta delle 0.10 al cantino, 0.46 al mi grave, ho fatto i primi due fraseggi e ho detto, è come la mia Strato. Ma subito dopo mi sono ricreduto, perché il pick-up al manico, diciamo che può essere leggermente riconducibile a una Strato, ma nemmeno. Cioè è stata una percezione errata, perché dovevo un attimo settarmi anche come suoni, e sono andato anche chiaramente a modificare i settaggi che utilizzo di solito con la Strato, e è venuto fuori veramente un suono strano, cioè nel senso veramente caratteristico, che mi si continua ad afflosciare il microfono. Veramente un suono caratteristico, molto ferroso, molto... sembra davvero di suonare un tank, non lo so, è davvero una sensazione particolare, ma è un suono pazzesco che mi riporta tantissimo alle sonorità, soprattutto country, rock country, diciamo, di certi anni. Non riesco a non pensare a Springsteen, scusatemi, ma anche a maniera più moderna, comunque parlando di un altro genere, a Robin Ford, che utilizza tante tele vintage, e anche se sono comunque solid body. Ecco, parlando della semi-hollow, in questo caso abbiamo una carica un po' più grossa sulle basse, sicuramente, e anche quella... viene esaltato, secondo me, il timbro della Telecaster, tirando fuori queste frequenze un po' più acustiche, tipiche di una chitarra acustica. Ve la prendo. Questo modello in particolare, eccola qua. Questo modello in particolare è una Squier. È una Squier della serie Classic Vibe 60, perché questo, la Thin Line arriva nella... come dire, nell'arsenale di Fender, nella produzione negli anni 60, quando appunto decidono di rendere semi-hollow la Telecaster. Classic Vibe si conferma davvero una cavolo di garanzia, ragazzi. È costruita davvero benissimo, davvero bene. Il mio amico Alessandro, che ringrazio tantissimo per avermela prestata, a sua detta non l'ha suonata tantissimo, e quindi la chitarra è davvero in ottime condizioni. Manico in acero, tastiera in acero, completamente chiaro, quindi non, tutto un pezzo, insomma, tastiera e manico, come sapete. Meccaniche vintage, ma adesso comunque vi faccio passare delle belle immagini, belle inquadrature ravvicinate. Meccaniche vintage, credo di comunque serie Squier, ma che
davvero accordano benissimo, sono fluide, nessun tipo di problema. Il corpo credo sia in pioppo, ma ve lo scrivo in sovraimpressione per sicurezza. E una belli potenziometri, stile proprio in vero stile tele. Il selettore ha tre vie, semplicemente manico, entrambi pick-up centrale e al ponte. E una cosa che ho notato davvero figa, che su certi ponti vintage tele non è presente, ci sono nelle sellette le scalanature per le corde. Cioè è una cosa molto importante secondo me. Molto importante, molto ben fatta. Detto questo, la chitarra poi è semplice, ci sono le corde che attraversano il body come un po' in tutte le tele. Ponte vintage, una bella F-Fall, il colore è anche bello, ci ho anche trovato una bella tracolla Magrabò che avevo nel cassetto e direi che si sposa perfettamente. Ho messo anche questi strap-lock, diciamo quelli semplici di Fender, bello rosso, diciamo esteticamente anche molto figa, mi piace molto. Ale, penso che te la ruberò, non è vero, al massimo me la compro. Che dire, sentiamo come suona, ovviamente, siamo qui a pettinare le Telecaster, sentiamo come suona. E vi faccio sentire, avete sentito un intro, un po' l'improvvisazione su una backing track blues, vi faccio sentire un po' i vari step, i vari suoni. Partiamo da un clean, quindi in un simulazione di un Fender, e poi però il suono che mi è piaciuto davvero di più, dove la chitarra dà proprio, tira fuori tutta la sua identità, secondo me, è dentro la simulazione di un bel Marshall JTM 45, che vi faccio sentire prima un po' crunchato e poi anche con un po' spinto. Però i suoni sono quelli, la chitarra può anche andare oltre, ma secondo me i suoni sono quelli, diciamo, che vanno utilizzati con una chitarra di questo tipo. Ovviamente ci ho suonato principalmente blues, ma c'è un passaggio, ve lo scrivo in sottile sovraimpressione, dove si capisce anche la versatilità sonora, anche con un po' di effetti, quindi mondo pop, indie, sicuramente anche grunge, anche un po' jazzy, anche un po' R&B, ultimamente si le usano tantissimo. Questo tipo di configurazione, diciamo, semiollo, viene utilizzato anche per questi suoni un po' soft, quindi sempre jazzy. Ma bando alle ciance, andiamo avanti e sentiamo come suona questa Telecaster Squire Classic Vibe 60 Thin Line.
Se questi video ti piacciono, se i contenuti che porto, che sto portando e che ogni settimana cerco di portare sul canale ti piacciono, ripeto, iscriviti al canale, per me è un grandissimo passo in avanti, con un semplice click sostieni il canale, mi dà la possibilità di fare sempre nuovi video. Se il video poi nello specifico ti è piaciuto, lascia un like, sempre solo se ti è piaciuto il video, e scrivimi nei commenti le tue considerazioni, se tu ce l'hai, che chitarra vorresti che provassi a portare sul canale. Fammi sapere appunto se questa ti è piaciuta, che suoni ci fare, cosa ci suonereste voi con la Telecaster Thin Line. Non dimenticare di attivare anche la campanellina, così ti arriva la notifica ogni volta che pubblico un video. E se vuoi seguimi anche sui social, perché sono su Instagram e Facebook e ci sono piccoli spoiler, aggiornamenti dei video futuri. E con questa io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. C'è una novità importante al prossimo video.